benvenuti al nostro lunch seminar. Sono le 13.30, l'idea è di concludere entro le ore 15, così da consentire a tutte le persone intervenute poi di proseguire la propria attività professionale o istituzionale. Il tema è caldissimo: App Economy in Europa tra concorrenza e innovazione. Qui ci stanno sentenze attese, e pratiche commerciali da comprendere meglio, interessi economici, diritti dei consumatori e degli utenti. Insomma, è una galassia forse anche troppo esplorata, ma su cui il diritto non ha ancora messo dei punti fermi, o comunque l'interprete, che poi in definitiva sarà la magistratura europea che avrà una parola importante. Quindi abbiamo invitato due parlamentari che hanno cognizione anche della tematica e l'affronteranno, immagino, anche dal punto di vista degli interessi coinvolti, in particolare gli interessi dei cittadini, essendo parlamentari: la professoressa Valeria Falce, che è un professore ordinario di diritto e economia, una delle soci fondatrici della nostra accademia. E direi che a questo punto Valeria puoi introdurre e mettere un po' a fuoco i temi più importanti, poi passiamo la parola ai nostri parlamentari, che ringrazio davvero per essere intervenuti. Sono l'onorevole Maria Laura Paxia. Paxia. Proprio mettere un accento sulla I. Esatto. Componente a terza commissione, attività produttive. Decima e terza. Ah, sono due commissioni, attività produttiva, affari esteri e comunitari alla Camera. E invece l'onorevole Mattia Mor, componente decimo commissione attività produttiva, commercio e turismo, Camera dei Deputati. I partiti di appartenenza, i gruppi anzi di appartenenza: Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle, Paxia e Mor, Partito Democratico. Partito Democratico. Benissimo, e ovviamente al termine degli interventi dei parlamentari possiamo aprire un dibattito, e quindi chi vuole intervenire basta che segnala con l'alzata della mano, e così apriamo anche un po' di riflessione in comune. Valeria. Grazie per la presentazione e per l'introduzione. La scelta del titolo di questo lunch seminar, App Economy tra concorrenza ed innovazione, richiama un binomio caro all'Accademia del Codice di Internet. Il binomio ha due corni essenziali, rappresentati appunto da concorrenza ed innovazione, che costituiscono, nella prospettiva della digital single market in generale, più specificamente dell'app economy, fondamentali punti di riferimento. Perché l'esigenza oggi di tornare a parlare di questo argomento solcato a livello internazionale, nazionale, a più riprese e più e su più tavoli? Perché ci è parso che il dibattito venisse a rinnovarsi sotto una luce diversa, e da questo punto di vista abbiamo colto, ci è parsa una discontinuità, una aporia tra i recenti orientamenti del Parlamento europeo e gli indirizzi evolutivi giurisprudenziali della Commissione europea. A che cosa mi sto riferendo in particolare? Mi sto riferendo ad una strategia promossa a livello europeo che vede nel rapporto appena pubblicato sull'App Economy un approdo di fondamentale importanza. Cosa svela questo rapporto? Svela degli aspetti a tratti sorprendenti, un affresco che può essere utile ripercorrere in alcuni dei suoi passaggi fondamentali. Si tratta, quello del mercato delle App Economy, di un mercato e di un settore ispirato ed improntato al rispetto del binomio cui facevo cenno, concorrenza ed innovazione. Perché? La risposta ce la dà il Parlamento, da prima con un affresco rappresentativo di un fenomeno che vede un uso massivo, sempre più pervasivo, delle applicazioni. Ciascuno di noi, delle 90 applicazioni medie installate su ciascun dispositivo, le utilizza per circa 2 ore al giorno. Nel 2021 gli utilizzatori di app supereranno i 60 milioni, miliardi, il valore del mercato si quintuplicherà, e alla velocità di questo progresso corrisponde un mercato altrettanto dinamico in cui primeggiano due
fuori classe, due giganti, il pensiero corre ai sistemi operativi di Google Android e di Apple iOS, superano il 99% del mercato mondiale e assistiamo dunque ad un duopolio. Un duopolio che si presenta nella ricognizione del Parlamento europeo come altamente concorrenziale, lontano dai rischi della collusione tacita ed espressa e altrettanto distante dai rischi della superdominanza. Perché il Parlamento arriva a questa conclusione? Beh, l'appoggia essenzialmente sulle caratteristiche, sulle elementi essenziali e distintivi dei business model, l'appoggia sulla diversità tra i sistemi aperti open source, liberi, gratuiti, liberamente modificabili ed interoperabili rispetto ai modelli chiusi, che sono viceversa quelli ai quali Apple è legata e che costituiscono una diversità non solo di modello di servizio ma anche di prospettive di sviluppo. E allora rispetto a questo, a questa fotografia rassicurante che e trasmette un messaggio appunto confortante, cioè di un mercato globale rivolto all'innovazione ed alla concorrenza, se questo è un aspetto importante, dall'altra parte cogliamo delle linee direttrici che vanno in senso inverso. Il riferimento è alla attesissima, prima di venire mi raccordavo con alcuni amici ed ex colleghi ora in Commissione europea, che davvero ci dicono che la decisione Google Android è attesa a giorno. Dicevo, come riconciliare l'andamento così rappresentato dal Parlamento europeo con la raffigurazione che, a prescindere dall'esito della decisione della Commissione, comunque si coglie nello Statement of Objection e nelle release della Commissione europea rispetto al caso Google Android? Ricordiamo che qui alla base della vicenda c'è una contestazione da parte della Commissione rispetto a delle condotte abusive che sono imputate proprio nel mercato delle applicazioni e proprio rispetto alle applicazioni open source. La contestazione evidentemente non ha oggetto la posizione di leadership di Google. Se Google vince la selezione del mercato, è pacifico che il mercato possa trovare il campione dunque il vincitore della selezione stessa. Ciò che viene contestato è invece la tipologia di accordi che Google propone e ad avviso della Commissione impone. Il riferimento è a diverse tipologie di accordi, acronimi MAVA e AFA, che introdurrebbero a carico dei produttori di device dei vincoli da una parte di preinstallazione e a non vendere dispositivi che utilizzano varianti di Android. Qual è la finalità della Commissione? Verificare se il modus operandi di Google neghi una scelta più ampia di servizi e applicazioni e pregiudichi l'innovazione e il contributo di altri attori sul mercato, in ultima analisi a detrimento dei consumatori. Manca infatti nel titolo del nostro seminario un convitato di pietra rappresentato dal benessere dei consumatori. Convergono concorrenza ed innovazione nella promozione del benessere del consumatore. La replica di Google ci pare, dai dati che abbiamo a disposizione, abbastanza ferma. Le condizioni praticate da Google, ci dice il gigante high tech, determinano una riduzione del prezzo dei terminali evitando il rischio di frammentazione ed in ogni caso, anche optando per Android, gli sviluppatori sono liberi di installare anche altri sistemi di app e gli stessi sistemi possono essere modificati. In un mio recentissimo contributo, davvero di taglio giornalistico degli ultimi giorni, chiudevo non tanto con un giudizio quanto con un'ulteriore fotografia. Siamo di fronte
a due linee diverse che propongono dei modelli ricognitivi, ma richiamano dei modelli sistematici diversi. Orientarsi per le istituzioni, per i cultori e gli enforcer non sarà facile. Quello che è certo, che mi pare traspaia dai fatti, è che le ragioni del mercato riescono con sempre maggiori difficoltà a riannodarsi alla policy e alle linee degli enforcer antitrust, che in ultima analisi mi sembra, e questo confermato da ulteriori documenti che si rivolgono a ridefinire consumatori, ruoli e comportamenti delle piattaforme nell'economia digitale, che sembra, dicevo, perdere fiducia nel mercato e soprattutto nella capacità dei consumatori di individuare e premiare loro stessi i servizi e le app che più e meglio soddisfano i loro bisogni. Ecco, passando per questi aspetti ci faceva piacere, e quindi ringraziamo nuovamente gli onorevoli Paxia e Morra di avere fatto un loro contributo. Grazie. Grazie davvero a lei.